Beh, siamo in una giornata meravigliosa per la città, una 6 ore del Principe che supera ogni aspettativa, un team e uno staff che è meraviglioso, una città che è orgogliosa di ospitare questa bella manifestazione che ha assolutamente carattere nazionale. Qui un presidente che ha la volontà di fare bene come sempre, uno fra i tanti che amano Lonigo e amano lo sport. Quindi adesso la parola a lui e viva la 6 ore del Principe e viva la città di Lonigo. Ecco, ringrazio Luca per questa presentazione, ringrazio veramente l'amministrazione comunale che anche in questa occasione ci ha dato fiducia e ci ha permesso di organizzare questa bellissima gara. Quest'anno abbiamo voluto aderire all'Endurance Tour e quindi un circuito prestigioso a livello nazionale, perché crediamo che il nostro territorio debba essere valorizzato e noi ce l'abbiamo messa tutta. Speriamo che adesso il tempo ci aiuti e grazie e buona corsa a tutti. Thank you.
Dopo tre ore di gara con Giuseppe Rigirello, Giuseppe, sta andando tutto al meglio, tutto funziona al massimo, vuol dire che ancora una volta Enzo Nartur ha fatto centro? Sì, vero, siamo stati felicissimi di venire di nuovo in Veneto e molto contenti dell'organizzazione dell'SD Palladio Itinerante. Il tempo ci ha supportato, la gara è ottimale perché non c'è tantissimo caldo e tutto funziona al meglio e sarà un buon incipit per l'anno 21 per ritornare qui in questa splendida Lonigo. Una tappa nuova, una tappa diversa, una tappa che stiamo imparando a conoscere. Io la frequento da anni, tu per la prima volta, ci dicono di un percorso fantastico. Il percorso è meraviglioso, io sono venuto a fare il sopralluogo a novembre dell'anno scorso e loro sono stati sempre molto solerti nel chiedere e nelle collaborazioni e diciamo che il risultato finale, l'epilogo di oggi con la fortuna che le previsioni non siano andate come erano, quindi con la pioggia, ne è, diciamo, la ciliegina sulla torta su una collaborazione che sicuramente continuerà anche l'anno prossimo. E andiamo verso il gran finale. Allora, com'è andata? Ci eravamo sentiti nel pre-gara, mi sembravi tranquillo, lo sei ancora di più adesso. Sì, contento, anche tranquillo, bellissimo percorso, bellissima organizzazione, grazie.
C'è stato della battaglia soltanto all'inizio, poi il tuo compagno d'avventura che tante volte è stato con te, Pierluigi Cennamo, ha avuto qualche piccolo problema meccanico? Non lo so perché non l'ho visto e adesso gli tiro le orecchie. E allora una bellissima vittoria in un terreno fantastico, raccontaci della villa perché davvero noi da qua non l'abbiamo vista. Il terreno era perfetto, le salite perfette, era tutto perfetto secondo me. Discese sicure, non c'è stato nessun tipo di rischio e grazie perché veramente vale la pena di correre qui e basta. E noi abbiamo un vincitore perfetto. No, perfetto no, però insomma. Qualcuno ce l'aveva detto che Manuel alla fine avrebbe fatto un'opera incredibile, ma tanta l'hai fatta anche tu. 57 anni lo possiamo dire? Diciamolo pure, sì. 56, dai, ancora 56. È stata una battaglia feroce per tutta la giornata con un compagno d'avventura come questo Boccia? Sì, sempre. Ma lui è uno stimolo per me, è sempre soltanto uno stimolo, a tirare sempre. Manuel, non ce l'aspettavamo di ritrovarti ancora qui davanti, ma sei stato davvero grande in questo ultimo giro, ma i tuoi giri probabilmente saranno catalogati tra i più veloci. Beh, sono contentissimo di aver vinto anche oggi con Gianni, perché lui è le prime 6 ore che fa, l'ho fatto soprattutto per lui, per fargli provare anche l'emozione di una 6 ore in squadra. Posso dire che sei stato veramente fortissimo perché mi hai sorpreso, va forte sul cross country, sul marathon e oggi anche sulla 6 ore, quindi mi sono divertito un sacco anche oggi, dai. Ed è la prima volta che lo diciamo, anche il tempo ci ha graziato. Sì, per fortuna dai, penso che tutti siamo contenti della giornata e meglio così dai. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Sartori Cinzia ne ha lasciati indietro tanti, lo stavo guardando, sei andata come un treno quest'oggi, vuol dire che davvero questa villa ti ha fatto bene. Mi dispiace solo che è già finito. Wow! Mi piace, sono felice, non me l'aspettavo e è un risultato ottimo per me. Sei andata via come un treno davvero oggi, proprio gambe e cervello erano in sintonia. Esatto, è stato tutto, ho tenuto sotto controllo tutto, tempi per mangiare, per bere, ho gestito bene la gara, la 6 ore. Non ci resta che farti tanti complimenti perché è davvero una bellissima vincitrice per questa nostra settima edizione della 6 ore del Principe. Grazie. Grazie a te. Grazie ancora. In compagnia di Silvia e Elisa, partiamo da Silvia perché la vediamo commossa. No, sono contenta, è stata una bella giornata. Bella davvero? Sì, mi sono divertita. Percorso direi fantastico, forse riduttivo. Bellissimo, sì. Poi siamo stati graziati dal tempo, quindi bella giornata. E Elisa, abbiamo avuto il conforto di questi due fantastici sorrisi, quindi meglio per noi non poteva andare, no? No, bisogna sorridere oggi perché mi ricordavo l'anno scorso che ho preso un sacco di pioggia ed ero anche in solitaria. Oggi ho corso con una simpaticissima ragazza e anche bravissima e quindi cosa voglio di più? E scusa, un grazie a tutti gli organizzatori come sempre. Brava, questa è una cosa che volevamo perché l'abbiamo detto prima, sono nell'ombra, non li vediamo ma loro hanno lavorato tanto, lo stanno facendo, lo faranno ancora perché dalle 19:15 premiazioni, no? Esatto, io ringrazio sempre quando passo perché se non ci sono loro non potremo esserci neanche noi. Quindi grazie, grandissimi. Ale, c'è male, però tanti sono arrivati i primi, tanti non. Tu sei sicuramente il primo per simpatia e anche per peso, mi hanno detto. Grazie mille. Grazie a te. No, è stata bellissima veramente, come gara è stupenda, il percorso è veramente bello. Organizzazione veramente al top. E questo l'abbiamo notato anche da te, e non è ironia la mia, perché davvero non hai mollato mai, vero? Con questi percorsi qua si riesce anche a far questo. No, veramente bello. Veramente grazie. Bello. Complimenti a tutti. Grazie, ciao. Hai dovuto cambiare mezzo, hai dovuto pedalare col muletto e quindi oggi non sei stato il protagonista che volevamo, ma va benissimo così. Va benissimo così, Peter comunque oggi ha una gamba eccezionale, avrei fatto tanta fatica a stare con lui, ci sta, ma va benissimo così, il circuito ormai quasi archiviato, la maglia c'è, meglio di così non poteva andare. Poteva andare peggio se avesse piovuto? Mi sarei fermato. Un'ultima cosa, io so che a Dro hai in mente una sorpresa che magari se vuoi rivelare, so che durante tutto l'anno avete cementato un'amicizia fantastica, questo è il bello del nostro sport. Ma sì, con Peter mi trovo benissimo, ci conosciamo da anni ormai, e era un accordo preso qualche anno fa, quindi Dro vorremmo farla in coppia.
vi vedremo là. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Alziamo le braccia al cielo perché questa è un'immagine che sicuramente andrà. Lei è l'immagine dei vincitori di questa settima edizione della 6 ore del Principe. Ragazzi, è andata benissimo perché avete anche gestito alla grande la gara. Sì, pensavamo di perdere qualcosa, all'inizio insomma eravamo dietro, però non pensavamo di vincere l'assoluta, è stata un po' una sorpresa, però devo fare i complimenti ai miei compagni di squadra che sono stati veramente fantastici. Compagni di squadra che peraltro girano i complimenti anche a te, davvero un sistema di gara bello quest'oggi, avete lasciato sfogare le coppie che evidentemente avevano tanta energia. Sicuramente in due è molto più difficile gestire una gara di questo tipo, percorso meraviglioso, adattissimo a una gara di questo tipo. Il tempo ci ha miracolati da come erano partite le previsioni, quindi non poteva andare meglio oggi. Non poteva andare meglio e vediamo un po', secondo te dei tre chi è stato andare più lento? Non si dice. Non si dice, non però si pensa. Non si può dire, è vietato assolutamente. Comunque vi ho visti più carichi quando siete andati in testa, vuol dire che sentire quella sulle spalle, quel primo posto, vi spinge ad andare ancora più veloci. Certo, certo, da tanta carica quello. E come ultima cosa volevo dire anche grazie agli organizzatori perché avete veramente fatto un percorso stupendo, manifestazione bellissima e tutto perfetto, veramente. Un'ultima cosa, so che siete qua in tanti della Carisma e quindi vuol dire che questo vostro successo lo dividerete con tutto il team perché questa è una bellissima vittoria. E certo, non c'è dubbio. E allora le senatrici ce li ricordiamo diverse, noi sono brutte, sono poco aggraziate, non sono come te, so che sei la senatrice di questa gara, quindi 7 volte alla 6 ore del Principe. Sì, è troppo bella, è impossibile mancare, a parte che partecipiamo numerosi con la nostra società, l'SC Barbieri, e dopo... È un onore essere qua, mi sono sempre divertita, in un verso o nell'altro è sempre stato bello partecipare perché non è tanto tecnica, è fattibile per tutti e si riesce a tenere insomma un certo ritmo di gara. Ecco. Parlavi del team, vogliamo ringraziare perché non l'abbiamo mai fatto tutte quelle persone che lavorano nell'ombra all'interno del team, che magari vi forniscono la spinta, il ricambio, il cambio vestito, il pastaparti o comunque quello che serve per andare avanti con le energie. Certo, tutto quanto da soli non è niente per nessuno, o c'è un gruppo dietro, un team, una squadra, chi ha lavorato qua e permette tutto questo, ecco. Da soli non si fa niente, l'organizzazione rende tutto l'evento bello. Ci vediamo ancora qua allora l'anno prossimo all'ottava? Prossimo, vengo anch'io? Aspetto. D'accordo, noi aspettiamo te, tu aspetta noi. Grazie. Allora Paolo Rosin, siamo alla chiusura. Qualcuno sta ancora arrivando ma sono davvero gli ultimi. Che dire, se avevamo un sogno non poteva essere così bello. Siamo riusciti a esaudirlo questo sogno, ci abbiamo creduto, scusa, l'emozione. E anche la stanchezza di questi giorni di preparare un circuito che effettivamente ha dato soddisfazioni a tanti e mi ha fatto veramente piacere. E sono contento di ricordare un motto latino, fortuna audaces iuvat. Noi ci abbiamo creduto, siamo stati fortunati, il tempo continua a girare attorno, però è stata una bella gara. È stata una bellissima gara in un parco, lo abbiamo detto, l'ho detto più volte, che negli anni abbiamo conquistato. Anche questa è una conquista importante per l'Onigo, il poter portare qualcuno qua dentro, perché davvero qua siamo in paradiso. Sì, noi dobbiamo ringraziare veramente l'amministrazione comunale che in tutti questi anni ha creduto in noi e ci ha dato sempre la possibilità di organizzare al meglio l'evento. Siamo arrivati alla 7ª edizione, ma per noi è come se fosse la prima volta. Teniamo solo la grande esperienza, degli errori e delle cose belle e siamo pronti già a ripartire per l'ottava edizione e sapremo che sarà ancora più grande e migliore di questa. Un'ultima cosa, me l'hai detto prima, microfoni spenti, è da tanti giorni che sei qua a rubare il tempo a te, al tuo lavoro, alla tua famiglia. Con questo io voglio ringraziare insieme a te tutti quei volontari che insieme a te hanno perso tutto questo tempo per regalarci questo spettacolo. È vero, come ho sentito dire da degli atleti che ringrazio apertamente, senza una buona organizzazione neanche per loro sarebbe stata possibile questa gara. Siamo veramente un gruppo affiatati, siamo in tanti, siamo un gruppo di associazione, non è solo l'ASD Palladio Itinerante,
è anche la Strapalladio, anche il CAI di Lonigo, sono anche tutte le altre associazioni, e non voletemene se non mi ricordo di tutte, che assieme facciamo squadra e facciamo sì che si possa fare eventi del genere. Lonigo lo merita, noi ci crediamo, di anno in anno cerchiamo sempre di migliorare. Grazie Paolo. Grazie a te Elio per essere stato con noi anche questa volta. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.